Benvenuti in un nuovo video e oggi voglio parlarvi di una cosa che ho fatto in queste ultime settimane che secondo me è veramente molto divertente. Un hobby di cui non sono veramente esperto in realtà, anzi, ho giusto scalfito la superficie di questo hobby, ma che secondo me è molto divertente e non è molto conosciuto, quindi questo video potrebbe aiutarvi a conoscere questo hobby qui. E nello specifico sto parlando dei Gunpla. Come detto, non sono un grande esperto, quindi naturalmente questo video è veramente proprio introduttivo ba di base, diciamo. Se c'è qualcuno che è più esperto di me che guarda questo video, naturalmente datemi dei suggerimenti qui sotto nella sezione commenti su set, su cose che secondo voi potrebbero essere interessanti da fare in futuro. Detto questo, naturalmente vi ricordo di mettere mi piace, commentare, condividere e iscrivervi, tutte cose che possono aiutarmi, e vi ricordo il mio negozio online, ovvero www.binet.it, linkato qui sotto in descrizione, dove potete trovare articoli secondo me molto interessanti, quindi date un'occhiata. Detto questo, io direi appunto di iniziare a parlare appunto dei Gunpla. I Gunpla in realtà sono una serie di costruzioni. E la maggior parte sono, o perlomeno inizialmente, erano basate tutte sulla serie di Gundam. Infatti anche la parola Gunpla è in realtà una parola nuova coniata in questi ultimi anni che unisce la parola Gundam con la parola Play, quindi Gundam Play Gunpla. Come dicevo, appunto, sono una serie di costruzioni che solitamente arrivano all'interno di pacchi come questo, dove in copertina vi viene fatto vedere quello che dovrebbe essere la cosa che viene costruita all'interno appunto della scatola, e poi sui lati ci sono varie altre pose di questa struttura qui, e all'interno appunto avremo un set di istruzioni molto semplici, diciamo, e facile da seguire. Infatti, anche se le scritte sono tutte in giapponese, all'interno sono veramente istruzioni molto semplici che ti spiegano per filo e per segno tutto quello che c'è da fare, e oltre naturalmente alle istruzioni ci sono anche i pezzi delle costruzioni che vengono in delle strutture come queste, dove all'interno di ogni spazio ci sono dei pezzi che devono essere staccati per poi essere assemblati insieme per costruire appunto il robot solitamente che viene illustrato nella confezione. E questo per esempio è il Gundam Astray Red Frame che appunto era all'interno di questa scatola e mi sono messo lì, l'ho costruito, ci sono anche gli sticker, infatti sul retro delle istruzioni c'è tutta una serie di uno schema per vedere dove vanno attaccati gli sticker, se uno le vuole attaccare, insomma tutta una serie di cose per arrivare a costruire questo robot qui che è molto snodabile, ci sono molte giunture all'interno della costruzione. Ci sono un set di armi, quindi in questo caso io ci ho messo la spada che tra le cose può essere estratta, però in realtà ci sono anche uno scudo, una pistola, insomma cose del genere. E praticamente, diciamo, in generale i set di Gunpla sono tutti così, diciamo, perché sono delle scatole con dentro appunto istruzioni, pezzi per costruire i robot appunto della serie di Gundam. Come dicevo prima, in realtà ho detto all'inizio, i Gunpla sono originariamente tutti Gundam, perché secondo me, naturalmente questa è una mia opinione, magari c'è qualche veterano della cosa che mi può smentire, ma secondo me ora Gunpla è diventata una parola che viene utilizzata per indicare tutti i kit di costruzione, diciamo, su questo stesso modello, quindi kit con istruzioni e con pezzi per costruire robot o cose simili a robot. E infatti, per esempio, se voi andate a cercare online troverete la maggior parte delle cose legate a Gundam, ma ci sono anche, iniziano ad esserci anche dei robot di altre cose, di altre serie, oppure anche personaggi diversi. Per esempio, visto che c'è anche tipo un Magikarp che viene costruito proprio nello stesso modo, diciamo, con cui viene costruito un personaggio di Gundam, quindi proprio con le stesse cose, diciamo, ho visto che c'è anche, per esempio, una coppa di ramen, insomma, ci sono variamente tante altre cose che sono rappresentate in questo stesso modo, e che secondo me possono essere, diciamo, rappresentate con il nome Gunpla, anche se in realtà non sono più Gundam Play come era all'inizio. Quindi potrei sbagliare, potrebbe essere una mia impressione, come dicevo, non sono un esperto, ma secondo me ormai la parola è stata utilizzata per indicare tutti i tipi di costruzioni simili appunto ai Gunpla originali, ecco.
Oltre a questo, le costruzioni hanno anche vari livelli di difficoltà. Infatti, come potete vedere, le scatole solitamente hanno una sigla qua su in cima, in questo caso è RG, che è Real Grade, ma mi sembra ci siano anche tipo Master Grade, Perfect Grade, e altre, diciamo, categorie, e semplicemente queste sigle indicano la difficoltà della costruzione e solitamente anche la scala con cui queste costruzioni sono fatte. Infatti, i Gundam, gli RG sono, quindi Real Grade sono 1 su 144, quindi la dimensione della costruzione praticamente è un 144esimo del robot originale, mettiamola così. E mi sembra che ci siano anche altre, tipo mi sembra che Master Grade sono un centesimo della dimensione originale, quindi sono un pochino più grandi rispetto a questi, i Perfect Grade forse ancora più grandi, e oltre a questo indicano anche la difficoltà e la quantità di pezzi disponibili all'interno del set. Infatti, naturalmente, più è grande, diciamo, il robot solitamente, e più è alto, diciamo, il livello, quindi da Real Grade a Master Grade a Perfect Grade, più sono il numero di pezzi, quindi più è alta la difficoltà di costruire la struttura. Per esempio, un mio amico in questi giorni stava costruendo un Perfect Grade e addirittura all'interno aveva delle lucine che vengono proprio direttamente con il set, con il kit da poter installare all'interno del tuo robot per poter appunto illuminare mentre sta sullo scaffale in bella vista. Quindi, insomma, più va avanti, più è grande, diciamo, la quantità di pezzi e la difficoltà, e quindi anche secondo me il divertimento, perché poi naturalmente il divertimento di queste cose è nel costruirle, come vi parlavo anche nel video che ho fatto un paio di settimane fa su i Nanoblock. Insomma, la cosa divertente poi è costruirle queste cose qui, e quindi naturalmente più è alto il livello, più è divertente, secondo me, la costruzione. E per esempio, io ho preso questo set qui, questo robot qui, questo Real Grade qui, perché appunto parlavo con questo mio amico e mi diceva che i Real Grade hanno un prezzo di acquisto di questi kit che è abbastanza contenuto, solitamente tutti meno di 50 euro. Però allo stesso tempo hanno in realtà un bel numero di pezzi e sono abbastanza complicati da costruire, quindi per un prezzo abbastanza contenuto riesce ad avere una costruzione abbastanza difficile, e dovete fare conto che mi ci è voluto secondo me una settimanella o qualcosa del genere, anche di più, forse anche 2 settimane per costruire questo kit. Naturalmente non è che stavo tutto il giorno lì a costruirlo, io prendevo le mie pause, però insomma non è una cosa che fai in 5 secondi. Oltre naturalmente alla difficoltà, in realtà i vari gradi dei robot indicano anche il prezzo tante volte, quindi i livelli più bassi costano di meno, mentre i livelli più alti costano di più. Questo anche perché naturalmente, essendoci più dettagli, più pezzi, più cose all'interno dei livelli più alti, tipo dei Perfect Grade, di conseguenza c'è anche un prezzo più alto di produzione e quindi di distribuzione, insomma, quindi tutto questo va a accumularsi per aumentare il prezzo del prodotto, insomma. E questa secondo me è veramente l'introduzione base, dei Gunpla, ovvero delle costruzioni, solitamente appunto di robot. E come dicevo prima, secondo me Gunpla non è più solo a indicare i kit di Gundam, ma indica i kit di costruzioni simili ai Gunpla originale ora. E sono secondo me veramente molto divertenti. In realtà, appunto, questi set qui non necessitano solitamente di nulla per la costruzione, nel senso che non c'è un bisogno veramente grande di avere degli strumenti specifici per poter costruire questi set qui, insomma. È vero però che per tagliare alcuni dei pezzi un pochino più piccoli, per togliere, diciamo, da questa struttura qui senza che si rovinino, senza che si sciupino troppo, suggerirei di avere un paio di flush cutters, che sono una specie di forbici, diciamo, però specifiche per l'appunto per la costruzione di kit e di miniature, e sono fatte praticamente in modo che il lato che taglia è piatto da un lato e non dall'altro. In questo modo te puoi avvicinare le forbici il più possibile al pezzo da tagliare al di fuori di queste strutture qui,
e diciamo tagliare senza il rischio di danneggiare gli oggetti stessi. E queste cose, diciamo, secondo me aumentano di molto la possibilità di costruire un robot senza danni, diciamo, senza ro cose rotte, insomma. Quindi secondo me è molto utile averle. Un'altra cosa che potrebbe essere comodo, per esempio, sono un paio di pinzette e un taglierino, o comunque qualcosa diciamo di appuntito che possa tagliare bene, soprattutto per l'attaccamento degli sticker, che sono veramente piccoli. Se potete vedere, questo qui è piccola come struttura, e gli sticker sono cose come queste qui. Questo pezzettino bianco sul rosso è uno sticker, e quindi naturalmente avere delle pinze per poter manovrare questi sticker e qualcosa per poterli ritagliare, perché a volte sono un pochino più grandi di dove devono stare, possono essere utili per la costruzione, ma in realtà non sono necessari. Io i primi Gundam che ho fatto, in realtà, sta qui sopra da tutto il tempo, ci guarda dal lato tutto il tempo, li ho fatti senza nulla di questo. E i pezzi li avevo tagliati, mi sembra, con le forbicine per tagliarmi le unghie, insomma, cose abbastanza casalinghe. Quindi, insomma, uno volendo può divertirsi senza troppi problemi. Detto questo, io spero che vi sia interessato questo video qui. Appunto, come dicevo, una overview di quello che sono i Gunpla in generale. Se avete qualche suggerimento da dare a me, se siete degli esperti di Gundam e di Gunpla, fatemelo nella sezione commenti qui sotto. Oppure, se avete scoperto secondo voi qualcosa di interessante che vi piacerebbe approfondire in futuro, fatemelo sapere anche quello nella sezione commenti qui sotto. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto di nuovo e buona giornata.